Buonasera dalla Casa d'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco, presentato come sempre dalla Fonderia delle Idee. Questa sera torniamo a parlare di politica, in vista anche delle europee, in vista delle regionali dell'anno prossimo, in vista delle amministrative invece più vicine in molti comuni della nostra provincia, per capire anche cosa accade a livello parlamentare, a livello politico nazionale, anche con chi ci rappresenta questo territorio in Parlamento. Tra poco andremo a presentare gli ospiti. Un saluto intanto, come sempre, a Fabio Mori, direttore della Casa dell'Energia, che ci dà, mentre vedete felice Maurizio Dettore, parlamentare di Forza Italia, Massimiliano Dindalini, che fa parte dell'Assemblea del Nazionale del Partito Democratico, nonché anche nel direttivo, possiamo dire, provinciale. Direzione, questi vostri termini, scusa. No, è difficile entrare nei meccanismi. Ancora grazie. Esistono i partiti. Davide Faltoni, Piero Franchini. Allora, vedremo anche delle cose, devo dire, anche divertenti che accadono in Parlamento, degli scambi che ha avuto proprio Maurizio Dettore. Sentiremo le parole di Zingaretti, questo nuovo corso del Partito Democratico. Da che partiamo, Fabio? Partiamo che oggi è una giornata importante, una giornata che un po' rappresenta un coronamento del progetto, anche perché all'inizio, diciamo, l'ho sempre detto, Casa dell'Energia doveva fungere da quella lente di ingrandimento per la città di Arezzo verso i cambiamenti politici, verso, diciamo, far capire alla cittadinanza le dinamiche anche a livello nazionale con i nostri rappresentanti, quindi ringrazio qui oggi i nostri ospiti. Quindi la funzione, diciamo, di sensibilizzazione, di servizio al cittadino si corona, va sempre più avanti, i servizi si moltiplicano e, come dire, insomma, da direttore di Casa dell'Energia, questo nuovo progetto, oggi siamo, il 2019 rappresenta il terzo anno di gestione, abbiamo dei grandi risultati e, come dire, Arezzo TV rappresenta un po' quel fiore all'occhiello insieme a questo programma, la Fonderia delle Idee, grandemente seguito in questo momento, come dire, insomma, la cosa procede bene e c'è una grande fruizione. Grazie. Grazie a te. E allora vediamo uno dei momenti così significativi di questa legislatura, dal punto di vista significativo non tanto per i contenuti, ma di quello che accade in Parlamento. Vediamo. Noi in realtà, quando redigiamo le norme, dobbiamo comprendere che l'interpretazione delle norme, nella loro vaghezza, perché tutte le norme devono essere in un certo senso vaghe, sebbene tassative, possono essere interpretate dalla giurisprudenza sia in maniera estensiva sia in maniera restrittiva. Non posso che avere il sorriso sulle labbra, perché davvero ci sono dei piatti che ti vengono serviti in modo perfetto, ma quando io ascolto una facezia, un originalismo, una cosa che inizia con la C e finisce con l'A, ma che non si può dire per rispetto dell'Aula, e sento dire, corbelleria certo, e sento dire che tutte le norme devono essere vaghe, io, guarda, voglio un applauso su questa affermazione, tutte le norme devono essere vaghe, perché siamo di fronte ad una idiozia, ma clamorosa, con la I maiuscola e la A maiuscola finale, anche la D, la I e la O e la Z. Io vorrei dire che le norme penali, per chi ha un minimo di dimestichezza scolastica, neanche universitaria, scolastica, devono essere soggette al principio, udite udite, legalità. Non ci deve essere una norma che non è una fattispecie che non è prevista da una norma. Tassatività, precisione, tipicità. Il fatto deve essere tipico, deve essere previsto, perché io quando mi sveglio la mattina devo sapere quello che è lecito e quello che lecito non è. O nel vostro mondo tutto può essere illecito se vi fa comodo. Voi state insultando il Parlamento, propugnando delle follie che io mi auguro, Presidente, mi auguro siano cancellate. Un erase bisognerebbe fare, eliminare dal dibattito parlamentare queste espressioni che disonorano non il nostro impegno, ma la cultura giuridica di questo Paese. Non posso non fare rispetto all'assist, il contro-assist, perché è impossibile. Siccome con Letti ci dà sempre lezioni insieme a Porcinetti, andate nel merito. Io vi consiglio, non andate nel merito. Evitate, perché è meglio per voi. Perché la vaghezza in una norma, principio di generalità e astrattezza,
non andate nel merito, non sapete niente. Colletti, non sai niente a ogni intervento che fai. Te l'ho detto più volte, evita, perché fai brutta figura a tanti tuoi colleghi che invece se la sono si rivolge alla presidenza, e che sanno qualcosa dettore. In più. Poi c'è il tuo bravo ministro del rapporto del Parlamento, il quale ride sempre felicemente, perché ridi che te no, onorevole dettore, si deve rivolgere alla presidenza, però e non si può rivolgere così al ministro. Allora, chiedo all'onorevole Maurizio Detto che di momenti così se ne vivono tanto, cioè nel senso c'è questa ignoranza così diffusa negli esponenti della maggioranza? Ma purtroppo lì stavamo discutendo appunto di norme penali, del voto di scambio politico-mafioso, no? Cioè per evitare che ci possano essere infiltrazioni mafiose nella voto e soprattutto in alcune zone del paese, ma con norme assurde, appunto come diceva Colletti, loro veramente pensavano di fare norme vaghe da poter applicare così a secondo dei casi. E anche nelle audizioni avevamo sentito molti dire guardate queste norme poi non sono applicabili, sono applicabili con una discrezionalità della magistratura tale da poter impedire anche l'attività politica ordinaria. Sono temi sensibili questi e purtroppo abbiamo delle persone in Parlamento che secondo noi non sono in grado, in particolare nei 5 Stelle, di poter governare questo paese e soprattutto mettere mano a materie delicate, anche la riforma costituzionale dell'articolo 71, cioè poi sono temi che, come dire, non hanno un ascolto, ma per esempio la legge di iniziativa popolare, cioè vogliono dare al popolo giustamente la possibilità di fare iniziative popolari che però possono bloccare il Parlamento, perché possono andare sulle leggi di bilancio, sulle leggi di spesa. Quindi uno fa la legge di bilancio, il Parlamento, poi un'iniziativa popolare dice a me non piace questa legge di bilancio, anche fiscalmente io la cambio e faccio le mie agevolazioni. Cioè, questa è una roba, ma sembrano cose assurde, vi dico che nel dibattito, poi nel dibattito ci sono anche interventi, ho fatto interventi lunghi, tecnici, o poi passano ovviamente interventi invece come questo, ma lì io e il collega Sisto non sopportavamo più di sentire quelle cose che sono, ripeto, uno studente del primo anno, ma anche un qualsiasi persona del primo anno dell'università, di giurisprudenza, ma anche una qualsiasi persona che ha un minimo di conoscenze sa che quella è roba che non si può trattare in quel modo, è materia delicata, la materia penale, la materia costituzionale, cioè quando tu governi il paese, hai una maggioranza e poi metti mano a questi temi, devi avere anche la capacità di ascoltare le opposizioni, ma soprattutto di fare norme che poi siano efficaci e soprattutto costruite con la sensibilità giuridica necessaria. E secondo me non ce l'hanno, specialmente i 5 Stelle, ci sono dei momenti che poi sembrano esilaranti, il problema è che lì fanno sul serio, perché poi fanno le norme, capito? Il tema è quello, questi fanno le norme e poi queste norme ce le ritroviamo nell'ordinamento, non è... Io credo che ci sia un'impreparazione notevole, poi alcune cose le hanno fatte, anche ci mancherebbe, io non è che io anche in Parlamento ho votato qualche provvedimento, in particolare quelli del programma di centrodestra sulla sicurezza, su altri temi, ma in molti altri temi, in particolare quelli economici, sono in Commissione Bilancio, vi dico che tutti i giorni c'è una difficoltà e poi quando mettono mano a materie come queste, e queste sono materie, noi siamo un paese che ha una cultura giuridica e non solo profonda e quindi... Se vengono i magistrati, i rappresentanti degli ordini professionali, degli avvocati, e ti dicono guarda forse su questo tema, la prescrizione, sono questioni come dire, che bisogna anche sapere muovere in un equilibrio e una ragionevolezza che non è sempre di tutti. Se poi ci troviamo personaggi in quel modo, che mi dispiace, io gliel'ho detto anche in aula, quindi lo posso dire anche qui, non sa di che parla, e quindi mi dicono ah, andate nel merito, andate, ma voi non ci andate nel merito, che è meglio, perché se... Però il problema è che fanno le norme. E quindi, Massimiliano Italia, siamo preoccupati su questo tema, però poi purtroppo non passano questi argomenti. Le fanno sempre vaghi? No, questo in questo caso lui si è confuso, voleva dire un'altra cosa. Però attenzione che poi in realtà loro in quel tema volevano proporre delle norme che lasciavano all'interpretazione giurisprudenziale un largo spazio. Faccio un esempio. Lì c'è una norma in cui si dice che basta una ipotetica promessa o d'azione da parte di un soggetto che potrebbe essere in qualche modo vicino o meno a organizzazioni criminali, quindi uno fa, che ne so, viene qui alla Casa dell'Energia, anzi colgo l'occasione per dire che è sempre un posto bellissimo, straordinario, mi complimento con chi qui dentro lavora e ha portato anche voi stessi che qui venite a fare la trasmissione,
perché date modo a tutti di conoscere questo ambiente che poi sta diventando anche il luogo dei confronti, dei dibattiti che in democrazia sono sempre la cosa più bella che ci possa essere. Fatta questa parentesi, ripeto, cioè loro propongono delle norme che uno, se ha una segreteria politica o un ufficio e riceve le persone o fa una manifestazione, tipo fa una manifestazione, qualcuno gli organizza quella cena o quella manifestazione, se questo è parente, cugino, deve fare, che fa? Chiede a tutti il casellario giudiziale per sapere quello che fa. È giusto impedire che ci possano essere infiltrazioni, è giusto fare norme molto rigorose, tutto bene, però le norme non possono essere vaghe, perché in quel caso chiunque si può trovare con un avviso di garanzia, soprattutto in alcune zone, ma non solo, perché poi pensate all'infiltrazione mafiosa che c'è in Lombardia in questo momento, comuni che sono sciolti per mafia, e quindi ci sono, è giusto che la normativa sia fortemente rigorosa e punitiva, però deve essere chiara, in modo da poter sapere anche chi svolge attività politica. Poi l'idea che questi hanno è che la legge deve essere iniziativa popolare e non deve passare dal Parlamento, la centralità del Parlamento, che tutto qualsiasi rapporto non deve essere sul territorio, perché non gli piace il rapporto diretto con i cittadini, ma è chiaro che il rapporto diretto con i cittadini a volte pone a rischio, bisogna essere avveduti, bisogna che i candidati siano scelti per bene e che conoscano i territori. È un problema per i 5 Stelle. Allora, ma signori, loro... c'è una comunanza in questo caso con Forza Italia sul giudizio? Anche la Lega anche ha avuto delle perplessità su questi temi. La Lega perplessità? Meno male delle perplessità. Perplessità ha votato anche su alcuni provvedimenti, ha chiesto delle modifiche, no. Poi in sede di commissione, chiaramente, sono norme che poi, se sono interpretate come dice l'onorevole Colletti, voglio dire, si chiude l'attività politica, no? Sentiamo la signora Vitali. Ma io penso che insomma il problema non nasce, anche se si manifesta nell'aula con l'intervento di Colletti, il problema nasce molto più da lontano. Ricordiamo che qualche mese fa i 5 Stelle, i loro ideologi, hanno ipotizzato il superamento del Parlamento, quindi del principale organo di democrazia del nostro paese. Quindi credo che la riflessione debba essere più ampia, debba essere, io credo ad esempio, nel ruolo riconosciuto dalla Costituzione dei partiti come soggetti deputati alla creazione del dibattito, dell'orientamento e anche alla selezione della classe dirigente di un paese. In questo caso ci troviamo di fronte a non so quanti click sulla piattaforma Rousseau hanno consentito a Colletti e ad altri di entrare a far parte dell'emiciclo dove si costruisce o si demolisce il futuro di una nazione e dei suoi cittadini come l'Italia. Purtroppo c'è poco da ridere, anche se ci abbiamo sorriso tutti sull'intervento, diciamo così, che richiama alla vaghezza delle norme, una contraddizione in termine, ma anche non fossero penali, guarda Maurizio, fossero qualunque tipo di norma, la vaghezza norma, diciamo, è contraria al principio di base della normativa. Il tema fondamentale appunto è questo, che manca una sensibilità, però il problema è forse che anche a livello di paese, di società, di opinione pubblica occorre che sia fatto uno sforzo dai partiti, dai movimenti, da chi è impegnato civilmente a fare in modo che torni al centro del dibattito la professionalità, la competenza rispetto al ruolo che si è chiamati a ricoprire, a maggior ragione quando il ruolo è un ruolo di carattere pubblico e quindi quando si rappresentano gli interessi di una collettività e non quelli propri. Io credo fortemente in questo, è un principio che è riconosciuto dalla nostra Costituzione e penso che i partiti dovrebbero a maggior ragione oggi fare uno sforzo in questo senso. Sono d'accordo con Dettore su questo tema e come mi troverà sempre d'accordo al di là della divergenza di pensiero su tante scelte politiche, sui temi fondamentali della difesa delle istituzioni e della democrazia nel Paese, anzi in questo senso giusto qualche nell'intervento dell'Assemblea Nazionale in cui è stato dato finalmente mandato a Zingaretti come segretario del nuovo Partito Democratico, addirittura ha fatto un appello a quelle forze responsabili per il senso della democrazia e il senso delle istituzioni affinché si faccia fronte comune proprio in quelle assise per denunciare, come ha fatto Dettore, in questo caso la vaghezza richiamata ad una norma, ma a maggior ragione quei comportamenti antiliberali, antidemocratici che invece sono alla base della vivibilità del nostro paese e delle regole fondamentali. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito.
Eccoci tornati dalla Casa dell'Energia. Prima di sentire David, Piero, che ti sembra fin qui? Ma io, cioè, vedendo queste cose, effettivamente mi sembrano di ritornare alle vecchie barzellette, perché onestamente credo che proprio questa impreparazione, appunto, ma era pensabile che succedesse così, perché quando si scelgono appunto delle persone in modo così, io mi ricordo che qualcuno mi ha detto che era stato eletto parlamentare appunto dei 5 Stelle perché aveva avuto 57 mi piace, allora quindi si può capire, perché anzi questo che mi ha raccontato ha detto che era in casa quando gli hanno telefonato, gliel'hanno comunicato, dice io pensavo di cadere in terra perché non aveva capito bene. Comunque ecco, io credo che onestamente ci sono veramente tante cose di cui il Paese non ha certamente bisogno. E tra le tante ci sono anche l'impreparazione, appunto, l'ignoranza di certe diciamo cose che poi sono fondamentali. Ma spesso e volentieri purtroppo si vede ignoranza anche sulle cose essenziali, che sono ad esempio, cioè, come portare avanti il lavoro perché così si svolga bene la nostra economia, così, ecco, quindi. Diciamo che purtroppo, ecco, io che sono abbastanza grande, mi ricordo che è una nostalgia dei vecchi partiti, quando effettivamente, diciamo, si sapeva dove si andava, come dire, a cadere e dove si andava a parare. Quindi ecco, oggi invece l'improvvisazione è dappertutto, cioè, ma non solo, ecco. Io vedo che con un sistema così di una contrapposizione continua di due partiti che sono appunto a governare, di due partiti, consideriamolo, uno lo chiamano un movimento, però ormai mi sembra che sia da chiamare più partito andato. Quindi ecco, non so come si possa riuscire a governare, ecco, e io credo che Maurizio ci possa appunto spiegare, e l'abbiamo visto, come cose che succedono, quindi ecco, e credo che sia anche per loro una grande fatica, per quelli che effettivamente conoscono come è la nostra democrazia, conoscono come è il modo di operare, conoscono come è appunto, diciamo, la conoscenza delle varie culture, delle varie sistemi, ecco. E trovarsi così a fare delle cose molto improvvisate, di uno che dice una cosa, l'altro ne dice un'altra, tant'è vero che giorni fa ho visto che Silvio aveva rilasciato una dichiarazione dicendo che chi sta col governo è un coglione, e quindi ecco, è giusto per dire, ecco, perché onestamente proprio l'aveva buttata sul coglione, insomma, per dire, quindi ha esagerato, si può dire che Silvio ha esagerato. Sì, perché onestamente penso anch'io che si è dato un po' anche la zappa nei piedi, perché credo che no sì, perché ne dicono loro terribili, se uno guarda le loro piattaforme, cosa dicono sui blog 5 Stelle, sì, cose terrificanti, però voglio dire, sì, è un'espressione che... Sì, ma coglione l'ha presa anche Salvini, questa coglione. Però se si sente, mentre lo diceva, e parlando sì con giornalisti, con delle persone, era più un dialogare che un'affermazione, però certo, chi governa, non è che... Io parto dal presupposto che governi secondo buona fede e che abbia la volontà di fare il bene del Paese, qualunque sia la parte politica, io parto da questo presupposto. E ritengo che, come dire, noi siamo stati spesso oggetto di offese, di accuse, sì, e io evito sempre di farle. Però in quel caso il Presidente non voleva dire, com'è possibile che non ci si renda conto, questo era l'oggetto della sua osservazione, che ci sono provvedimenti che non stanno favorendo il Paese, e quindi se ancora c'è un consenso, in particolare per i 5 Stelle, è un consenso che non è, come dire, comprensibile. Perché pensiamo... Sì, Maurizio, ma certe volte viene da dargli ragione. Sì, no. Capito? Viene da dargli ragione. Siccome poi devi anche comunicare rapidamente e far capire... Quindi diciamo che... È la parola abbastanza che ti viene. Allora, io evito di fare... Però voglio dire, il Presidente gli è venuta, può sfuggire. Cioè, tra tante cose che uno dice...
Certamente quando uno governa si pensa che lo faccia in buona fede e che i problemi complessi li affronti in maniera complessa. Invece a quanto pare ci sono soluzioni, come dire, semplificate, vaghi. Slogan, vaghi, e c'è dire questo, arriviamo noi, facciamo qui, facciamo lì. No, l'Italia è un paese complicato. Poi se parliamo della parte economica, che è la parte dopo più importante in questo momento. Poi è giusto anche dire che forse in Italia c'è poco rispetto, per, al di là di chi li rappresenta, per le istituzioni in quanto tali, perché in altri paesi comunque non c'è questo attacco così forte, no? Perché poi è una debolezza esterna attaccare anche da parte, cioè un conto è attaccare delle posizioni, un conto è attaccare l'istituzione in quanto tale, no? Perché poi ti rende debole all'esterno. No? Il ministro del trasporto ogni tanto, o il ministro della salute, l'avete sentito? Sì, sì. E ogni tanto dicono cose che ti fanno scappare, anche a me stava scappando lì, allora, poi mi sono trattenuto, però mi stava scappando, ma è normale, ma fa parte della natura. Sì, sì. No, io vorrei dire all'onorevole Detter, cioè fargli notare questa finzione, cioè nel senso che lui attacca questo governo, ma attacca 5 Stelle, sembra che il governo sia dei 5 Stelle, ma io vorrei ricordargli che il governo forse... No, insomma, no, anche ora lei sottolinea sempre le lacune, i problemi dei 5 Stelle, mentre io ritengo che... Maggioranza il governo... Sì, ma lo sappiamo, insomma, non glielo devo dire io... La realtà è che è Salvini e la Lega che tirano questo governo nelle scelte più importanti. E allora gli volevo chiedere, sì, visto che lei comunque credo sia persona cattolica, persona anche molto preparata sotto un profilo culturale, cioè come si fa, cioè la Lega è quella che preferisce che la gente non venga soccorsa in mare, venga respinta e che possa morire nei lager in Libia. La Lega è quella che... dice che le donne praticamente devono stare in casa, far figli, obbedire. Poi la Lega è quella che pensa, vede il convegno che è stato organizzato sulla famiglia Verona, cioè voglio dire, non è che basta leggere il manifesto, cosa c'è scritto. Poi ognuno interviene, dice che vuole la Lega è quella che pensa che le persone LGB siano sbagliate, che le famiglie arcobaleno vadano vietate. Alcune personalità, non è la posizione della Lega. Insomma, fondamentalmente alcune singole. La Lega è quella che critica, accusa l'Europa di tutto e di più. Poi anche, per esempio, in questi giorni c'era da decidere sulle questioni dei rimpatri, eccetera, del superare il trattato di Dublino, e non c'era nessuno. Ecco, allora le chiedo, ma non vi imbarazza questo rapporto con questa forza che evidentemente sta governando e porta avanti questi principi, porta avanti anche, secondo me, nel linguaggio, perché lei si è stupito della vaghezza di espressa da quel onorevole, e ha fatto bene perché condivido pienamente. Però mi piacerebbe che lei si stupisse anche del linguaggio che usa Salvini da ministro degli interni, che ogni giorno non perde occasione di esternare frasi, affermazioni che dire che incitano all'odio è dir poco. E direi che un ministro degli interni dovrebbe utilizzare un fraseggio molto più istituzionale, e su questo non mi può dire di no. Mi fa una domanda, lei ha parlato, faccia parlare due minuti, poi mi risponde. Tre, quattro, quanto vuole, non è che a me può dire che gli pare. Che, ha capito. Quindi, non è che lei è la fonte vorrei, della verità. Cioè, le sto dicendo, cioè, voglio dire, vuole che le porti tutti gli esempi di... le frasi di Salvini, cioè, voglio dire, se ce lo ribadisce abbiamo capito qual è la domanda, poi se vuole può mi dica, va. Io la risposta è semplice, noi abbiamo fatto un programma di governo con la Lega, in questo programma ci sono scritte cose chiare, su quelle abbiamo avuto come coalizione il maggior numero dei voti, il consenso popolare, e su quei ci sono le nostre proposte, anche sulla sicurezza, il decreto sicurezza che abbiamo votato insieme alla Lega. E non dice tutto quello che dice lei sul rapporto con l'immigrazione. E Salvini, come ministro dell'interno, sta svolgendo un'attività che è una delle poche che nel governo sta dimostrando di essere efficace. E si può dire, io sono all'opposizione, ma dire che non è efficace la politica dell'immigrazione è un po' una cosa complicata, perché sta diventando efficace. Là non è che ha detto lasciamo che non vengano, muoiano gli immigrati, ma non l'ha mai detto, non l'ha mai fatto, ha semplicemente detto che di fronte ad accordi internazionali, se arriva una nave nel nostro paese e vuole sbarcare in tutti i modi e noi salviamo delle persone, poi dobbiamo accollarci nonostante gli accordi internazionali,
tutto ciò che poi deriva dall'accoglienza rispetto a un rapporto con l'Europa che deve essere chiarito su questo, questo fa parte del programma di centrodestra, attenzione, cioè nel programma di centrodestra, quindi le affermazioni, ma io quello che ha detto, trovi una di quelle affermazioni che ha detto Salvini, ma io non è che voglio difendere o che, dico che nel nostro programma di governo di centrodestra molte cose sono state attuate, in, diciamo alcune meglio sono state attuate, altre devono essere attuate, noi abbiamo detto se sono attuate quelle cose che sono nel programma di centrodestra noi le, noi le votiamo, se non sono fatte quelle chiaramente il reddito di cittadinanza non lo votiamo per ragioni evidenti, non possiamo essere contenti che le clausole di salvaguardia siano state aumentate da 12 miliardi e mezzo a 23 miliardi per il 2020 per quanto riguarda l'IVA e le accise, no, tutta la parte economica che ha attrazione molto spesso grillina siamo contrari. Però che poi la Lega usi, la Lega governa insieme a noi regioni con governatori perfettamente eletti col voto democratico, Salvini è stato eletto con voto democratico e in un governo ha avuto la maggioranza, anche se noi la contrastiamo, ma ha avuto la maggioranza in Parlamento e così funziona, quella maggioranza lo sostiene, noi la critichiamo, ma lui fa la faccenda di Ministro dell'Interno con provvedimenti che erano chiariti già da prima dalla Lega e dal centrodestra, l'ha portati in questo accordo, contratto di governo con i 5 Stelle. Quindi le affermazioni, poi se qualcuno in un'assemblea pubblica, capita al PD, capita anche a noi, piglia, esce fuori e spara qualche fesseria, non è che uno risponde a tutto quello, l'assemblea, siccome ancora ci sono dei partiti che fanno le assemblee pubbliche e quindi partecipano tutti e tutti possono parlare, lo fa la Lega, lo facciamo noi di Forza Italia, lo fa il PD, i 5 Stelle non fanno assemblee pubbliche, io non l'ho mai vista, stanno tutti sulla rete e si mandano i messaggi, allora siccome in quel meccanismo non c'è confronto e quindi tutto sembra una voce sola perché decide Casaleggio, lui e la sua SRL SPA che decide tutto, la piattaforma Rousseau, e questi eseguono, e certamente eseguono, sono eletti, con 50 click sono arrivati in Parlamento, quindi chiaramente eseguono qualsiasi cosa, però nella Lega c'è dibattito, c'è confronto, e quindi può darsi che io non le conoscevo quelle dichiarazioni, ma non le ha fatte Salvini, non le hanno fatte esponenti politici, le hanno fatte qualcuno che partecipa a un'assemblea e può dire che gli pare, poi conta quello che fai concretamente negli atti e nei provvedimenti. Il decreto sicurezza è stato avversato dal PD, che riteneva di fare cose diverse, e noi l'abbiamo votato. Il modo di comunicare di Salvini nei social che le sembra consono di un ministro degli interni, lei che è un uomo di... Ma lo vede o no? Le vede le sue opinioni? Le sembra che un ministro, cioè sotto un profilo istituzionale, non le sto dicendo, ma basta prenderli, ma le dico, è un modo secondo lei istituzionale di comunicare? Ma se dovesse dire qualcosa che va fuori il suo ruolo istituzionale, ci sono... siccome lei fa l'avvocato, ma non sono rilevanti lui, penalmente. E allora lui, ma lui parla. Premesso che anche parla lui si è avvalso, mi sembra, con molta forza dell'immunità, e quindi cerca in tutti i modi. Ma a parte quello, le sto dicendo, anche il vostro è un punto difficile. No, non è difficile. Da un punto di noi facciamo. Allora, faccio un esempio: noi abbiamo fatto opposizione al governo ai provvedimenti anche proposti da Lega e 5 Stelle, li abbiamo votati contro. Io però sulla sicurezza e su quello sotto che dice un profilo istituzionale consono l'atteggiamento di Salvini nei social o no? Domanda è questa? Secondo me sta facendo il ministro dell'interno, poi uno può piacere o non piacere, votare a favore, votare cambiano contro. Cambiano i tempi. Le sue affermazioni sui social sono affermazioni sue di cui si prende la responsabilità. Io non ho visto rispetto alle sue, guardate certe affermazioni dei 5 Stelle che cosa dicono, o di altri partiti cosa scrivono e cosa dicono. Secondo me le affermazioni che fa Salvini sono sotto la sua responsabilità, non tocca a me fare giudizi. Sul piano istituzionale, come ministro dell'interno, se ci fosse un comportamento non consono, ci sono le regole per poterle sanzionare. Massimiliano Indalizzi. Maurizio, io apprezzo lo sforzo, come dire, io ho fatto per tanti anni il ciclista e la posizione in questo momento a Forza Italia è quella del, come dire, quando di fronte ci sa prendo un ex campione di ciclismo, un Indurain che le vinceva tutte, chi voleva provare a vincerle, quella di mettersi dietro al coperto e poi fare sperare negli ultimi 100 metri. Ecco, l'atteggiamento è quello del succhiarote in questo momento. No. E diciamo così, il cavallo che sta trainando la carrozza è quello di Salvini. Ora però fammi venire, perché io non t'ho interrotto, pur avendo ascoltato un sacco di cose che non condivido, ad esempio, ad esempio non si può sottovalutare il fatto che Salvini a urne chiuse in ben due tornate elettorali abbia, come dire,
incitato da ministro degli interni con i pubblici social a votare per una parte e ovviamente per la propria, insomma, credo che non sia, non solo dal punto di vista deontologico, ma dal punto di vista della correttezza della democrazia, dovrebbe dare l'esempio invece che il cattivo esempio. Ma al di là di questo, il problema, David, è uno solo: per quale motivo Forza Italia, e non solo Maurizio, che ci fa capire che le sue competenze in termini, diciamo così, legali e economici, come lo si vede anche negli interventi stasera, lui cerca di riportare il campo di discussione alla normativa, anche perché giustamente in Parlamento quello è il compito, però c'è anche un compito politico, e il compito politico in questa fase è quello di, come Forza Italia, di cercare di non rovinare più di tanto i rapporti con l'ex alleato che è diventato, come dire, il comandante della barca centrodestra, perché in questo momento è colui che ha maggiori consensi, stando ai sondaggi abbastanza rilevanti, è Salvini. Di conseguenza Forza Italia, appena la sua... Parliamo di Forza Italia, non del PD, no? Vabbè, ora parlerò del PD. Parlavamo di questo, poi voglia, io sono disposto a parlare del PD, sono qui apposta. Però siamo alleati. Però parlavamo, la domanda in un sacco di regioni. Sì, siamo d'accordo. Dopodiché però, come dire, tendete a minimizzare gli atteggiamenti antidemocratici, in alcuni casi lesivi delle libertà individuali delle persone, che ha nello specifico il ministro dell'interno Salvini, esplicitamente proprio per difendere l'accordo che con loro avete in alcune regioni, ma soprattutto perché sperate che dopo la prossima tornata delle europee i 5 Stelle abbiano un crollo e sperate di poter tornare ad essere protagonisti insieme al trainatore del centrodestra. A questo punto, come dire, è un centrodestra poco centro e molto destra per le posizioni che Salvini e la Lega hanno assunto. Anche 5 Stelle volevano fare l'accordo con il PD di governo, ma no? No, non mi risulta che, stato un tentativo, ma non mi pare sia andato a buon fine. Renzi quindi non ha voluto, ma Zingaretti era favorevole, mi ricordo. Ma non so dove l'hai visto, questa è campagna, comunque sei favorevole. Abile, stai cercando di rispostare il pallone sulla mia metà campo, però volevo continuare invece ad evidenziare come il ruolo di supporto. E proprio da questo parto per ricordare ad Ettore, ma anche a tutti i sostenitori di Forza Italia, che ieri Zingaretti nell'assemblea ha lanciato un appello a quelle forze che, pur non essendo di centrosinistra, ma che riconoscono e che tendono a difendere la democraticità e il livello... No, non si parla di voti. Vuole voti nostri. Io non banalizzerei di fronte a un argomento così importante quale quello, il ruolo e la dignità delle istituzioni, che tu hai sapientemente denunciato criticando Colletti prima nel video che abbiamo visto. Ha fatto proprio un appello teso non a condividere o a votare insieme provvedimenti, ma a difendere insieme le istituzioni, perché riteniamo che in questo paese ci sia una degenerazione populista, che non è solamente populista, che in un certo senso può essere anche giustificata, ma è un atteggiamento che è, come dire, può portare a fenomeni, a nostro avviso, di disordine, di instabilità delle istituzioni, tali per cui questo paese potrebbe essere a rischio per quanto riguarda i processi. Pubblicità subito. Torniamo. Eccoci, siamo tornati. Io sentirei, visto che l'abbiamo ormai chiamato in casa diverse volte, Zingaretti, il nuovo corso del Partito Democratico. Sentiamo con l'agenzia Vista alcuni passaggi del suo discorso. Il limite a cui si è giunti allarma anche il cuore di tante italiane e di tanti italiani che hanno deciso di astenersi il 4 marzo o di votare 5 Stelle o di votare Lega nell'illusione o nella speranza, dal loro punto di vista, di cambiare qualcosa, spesso in polemica con il nostro partito. È questo il fatto nuovo. Infatti qualche indifferenza si sta risvegliando, e soprattutto nell'elettorato dei 5 Stelle, ma non solo lì, ci sono dei segnali di ripensamento. Abbiamo leader come Di Maio, ben stretto in un accordo, certo, ma di potere dentro il governo. Ma una parte grande di quelli che hanno creduto in quella speranza li si sta rivoltando contro, e l'orientamento di un elettorato largo e vario è turbata, è insofferente, perché non si sente più rappresentata, e non è rappresentata quella speranza di cambiamento che quel movimento comunque aveva intercettato e rappresentato. Il punto è che non è affatto scontato che tornino a noi, a guardare a noi, ma è questo
il passaggio essenziale che si sta verificando nel quadro politico. La destra, il centrodestra, si sta salvinizzando, il governo si sta salvinizzando, e questo è un pericolo, ma questa è anche a certe condizioni una possibilità di riapertura di una battaglia politica. Infatti questa destra risorgente, xenofoba, autoritaria e di fatto complice della paralisi produttiva del paese ha delle colonne d'Ercole che sarà difficile per essa superare. È la Lega di Salvini, e abbiamo cominciato a dirlo, la principale corresponsabile del crollo dei fatturati delle aziende nel nord del paese. È il Movimento 5 Stelle il principale corresponsabile della rimozione del tema del Mezzogiorno e della svendita del Sud sull'altare di un patto di potere dentro questo governo. Dunque, un campo più largo, un Partito Democratico che si muove, un campo più largo per una risposta democratica alla Lega, al dominus di questa alleanza, non è solo auspicabile, ma all'improvviso sta diventando di nuovo possibile, sta diventando credibile. A noi ora spetta insieme muoverci, prendere da subito l'iniziativa per ricostruirlo, animarlo, popolarlo, ispirarlo con spirito innovativo, guardando al futuro, alla concretezza della vita delle persone e mettendo in campo una nuova fase della battaglia democratica. Per cogliere questo obiettivo, ovviamente, dobbiamo voltare pagina. In primo luogo, dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo cambiare tutti noi, e lo dico con grande chiarezza. Occorre un partito diverso. Un partito diverso, la derenzizzazione? Ma no, non è questo. È un partito, credo che ha finito un periodo storico, un periodo politico del Partito Democratico, finalmente ne inizia un altro, dico finalmente perché io lo auspicavo da tempo. Zingaretti ha intercettato in modo intelligente, capace, con l'esperienza che ha, un sentimento popolare che nel centro-sinistra era oramai maturo, cioè quello di tornare ad affrontare delle problematiche in modo e anche con obiettivi diversi. In questo momento il Paese ha un'esigenza diversa, il centro-sinistra deve ricostruirsi, è passato un anno dalla più difficile, la più grande sconfitta che il centro-sinistra e il Partito Democratico ha subito negli ultimi anni. Ieri Zingaretti ha fatto un grande intervento, ha rilanciato l'azione politica del centro-sinistra, non solo del Partito Democratico, in quanto uno dei primi obiettivi è quello di dedicarsi all'ascolto e al confronto della società, intesa non solo come partiti politici, ma come associazioni, movimenti culturali. Laddove c'è socialità nella società, il Partito Democratico ha interesse ad ascoltare, a recepire istanze e a farsene carico nell'interesse del Paese. Insomma, lo diceva esattamente Zingaretti, siamo in una fase in cui il nostro Paese sta retrogredendo a un ritmo più alto di qualunque altro Paese europeo, sono bloccati tutti i cantieri, abbiamo visto le indecisioni, i ni, li ha chiamati Zingaretti ieri, sulla TAV, adesso c'è l'accordo economico con la Cina, con le politiche interne, dove tutto è rimandato alla non decisione rispetto alle questioni che non sono all'interno del patto di governo tra Di Maio e Salvini, un patto che si dimostra, come dire, solamente portatore di interessi di parte, cioè quelli che credono di poter far acquisire maggiori voti alle prossime elezioni ai due partiti, ma che in realtà minano la stabilità economica, ma anche la coesione sociale dell'Italia. Ecco, io vorrei quanti ci credono che Zingaretti riuscirà Ma io credo in tanti, perché intanto alle primarie abbiamo avuto Per gli osservatori le primarie, cioè tutte come delle altre forze politiche, si stavano preparando a criticare il milione di partecipanti alle primarie. Hanno partecipato oltre 1.600.000 persone e Zingaretti ha avuto un risultato netto. Non solo, ma tra quella partecipazione alle primarie c'è anche una ritrovata voglia e volontà di partecipare all'attività del Partito Democratico di tante persone che si erano allontanate. Che Renzi aveva avuto il 40%. Poi i coltelli sono viaggiati soprattutto all'interno del PD e non
non sono arrivati dalle altre parti, soprattutto okay. Diciamo che sono, ecco, ma io non credo che i problemi io non credo che i problemi siano stati solamente quelli che tu definisci coltelli, che mi sembra eccessivo, cioè, perché Zingaretti ha richiesto proprio un'assemblea, non il suo partito, ma un partito dove lui può essere, come tutte le persone, convinto da chi l'ha persa diversamente di lui, ha una idea migliore e ha un progetto migliore. Quindi è l'atteggiamento che è diverso, cioè quello di voler aprire il partito, di ascoltare, di essere contaminati anche da idee diverse, perché il Partito Democratico nasce con questo spirito e con questa necessità, cioè quella di fare sintesi tra opinioni diverse e non imporne una. In questo senso penso che raccoglieremo il consenso tra i cittadini che hanno voglia di partecipare alla vita politica e democratica del paese. Chiedo all'onorevole Maurizio Letta che se... Mi interesso anch'io ora del PD. Come ci fa piacere. Se questo nuovo corso del Partito Democratico è un rischio per il centrodestra, ad esempio nella conquista o nella conferma di alcuni comuni, o anche nella conquista per la prima volta nella storia della regione toscana. No, io credo... Allora, partendo dal rispetto per un'attività politica e per il fatto che un partito con metodo democratico scelto da quel partito abbia fatto le primarie, io non vado mai a vedere se sono un milione e se, non mi interessa, chi va e partecipa e cioè vuole rispetto per la vita democratica interna di un partito, quindi io evito sempre queste polemiche inutili e che non servono a niente. Sul piano della proposta mi sembra, con tutto il rispetto, che parlare di pericolo democratico sia eccessivo, ci sono storture, ci sono un minimo comune denominatore che bisogna trovare, quello del rispetto delle istituzioni, della Costituzione su certi temi, evitare fughe in avanti, però fermo il minimo comune denominatore, quel patto che tutte le forze politiche dovrebbero avere come minimo comune denominatore, che è quello chiunque governa, appunto, maggioranza e opposizione, però parlare di un pericolo democratico, Dio, mi sembra... Ti fidi parecchio dei 5 Stelle? No, ma non, no, pericolo, no, democratico, no, non ce lo vedo. Vedo questa incapacità, questa confusione, questa sui temi economici stanno sbagliando molte cose, speriamo di poterci, come dire, riprendere rispetto alle decisioni, insomma, poi parliamo della legge di bilancio ultima e dei provvedimenti attuativi. Sicuramente c'è da verificare, e io questo lavoro tento di farlo anche in commissione bilancio, nella commissione finanze, in Parlamento, tentiamo di trovare anche risorse che poi ricadono sui territori, tante cose le facciamo, però pericolo democratico è eccessivo. Mi sembrano certi toni di Zingaretti, così come parla, mi sembrano quelle riunioni vecchie del PQS di una volta, del Partito Comunista Sovietico, cioè... Credo che il messaggio sia un po' sbiadito, però, quando le cose andavano però, meglio, però sì, però credo che sì, questa svolta un po' più a sinistra del PD non gli dia tanto spazio per allargare il campo oltre i confini del Partito Democratico. E credo anche che in Toscana noi continueremo, la provincia di Arezzo è stata la prima, quando prendeva il 41%, il 41 prese Renzi, noi riuscivamo a vincere qui ad Arezzo città, il centrodestra, sì, sì. E da qui è iniziato, proprio da quella che sembrava la patria in qualche provincia modo, più renziana, più renziana. Subito dopo però è cambiato, perché poi i renzini, cioè quelli che imitavano Renzi, uno dopo l'altro cadevano come i birilli. È chiaro che noi siamo riusciti, anche favoriti da un indebolimento del PD, però io credo che in questo paese una dinamica democratica, un centro-sinistra, un centro-destra, anche altre forze come 5 Stelle ci possono essere, che entrano in una dinamica di un dibattito ampio, di confronto sui temi, sulle questioni, perché si sta perdendo quello. Il vero problema della situazione politica attuale è che si va avanti a slogan, a spot, e non si parla delle questioni concrete. Io credo che ora il centro-destra è molto forte, anche in Toscana, lo stiamo dimostrato da ultimo, cioè a ruota dopo Arezzo c'è stata Grosseto, Pisa, Massa, Pistoia, cioè piano piano si è mossa completamente la regione verso il centrodestra. Questo, la regione che in qualche modo con Renzi... Quanto ringraziate il PD? No, non è che ringraziamo il PD. Siamo posti come... Allora, i 5 Stelle, che erano in un momento anche di grande forza, non sono riusciti ad intercettare i bisogni delle comunità locali. Noi abbiamo fatto liste spesso, criticati su questo, sia civiche che aperte. Cioè adesso, quello che ora sento dire a Zingaretti, di aprirsi oltre il perimetro, no, oltre il perimetro dei partiti, ci siamo aperti, ci siamo mossi, abbiamo scelto candidati che erano rappresentativi dei territori e piano piano
in momenti, si ricorda Massimiliano, lui era segretario provinciale del PD, io ero coordinatore provinciale di Forza Italia e loro ci guardavano dall'alto al basso, perché noi, insomma, e con grande però resistendo, abbiamo fatto una traversata nel deserto difficilissima, ma siamo riusciti piano piano, sono risultati, a vincere in tanti comuni con liste civiche di centrodestra, ma aperte anche ai... Non era facile farlo, perché i partiti in genere che fanno? Vanno e si presentano con i loro simboli, tentano di fare il loro... Noi piano piano l'abbiamo fatto, a volte in modo positivo, a volte in modo non tutto positivo, però abbiamo avuto la costanza, perché poi tutti parlano, ma fare le liste, presentare le liste, avere i candidati credibili, parlare di temi del territorio, non è una cosa, tant'è vero che 5 Stelle spesso o non riescono a fare le liste, in molti comuni non si presentano, oppure addirittura si presentano il giorno dopo perdono tutti i consiglieri. Ci sono dei comuni che avevano 3, 4, 5 consiglieri pure, boom, scomparsi nell'arco di un anno e mezzo. Poi è difficile fare l'opposizione, dall'opposizione ricostruire un'alternativa di governo. Noi abbiamo, guarda, io dico una cosa che può i miei amici di partito... Ma noi abbiamo preso tanto insegnamento anche da come il centro-sinistra si muoveva, perché era una forza politica che lavorava, ora non più, con non solo le famose case del popolo, aveva contatto diretto con le persone, seguiva i bisogni, stava tra la gente, discuteva. Noi piano piano, con fatica, abbiamo preso anche loro, era giusto quel modello, che poi hanno perso, e noi abbiamo piano piano preso quello di radicarci, un grande rispetto degli avversari, perché i nostri candidati al sindaco, non è mai successo in tutte queste competizioni che ci fossero problematiche, insulti, che è capitato qualche volta, abbiamo sempre tenuto i toni giusti e abbiamo sempre detto la nostra proposta è alternativa al PD e continuerà ad esserlo rispetto al governo che ha avuto il PD, che ha fatto in alcuni posti mal governo, in altri ha fatto anche cose positive, noi abbiamo riconosciuto che erano state fatte cose positive, dicendo però che avevamo un'alternativa e una prospettiva diversa, sui bisogni delle comunità, sui temi concreti. Su quello abbiamo costruito un'alternativa. Pubblicità. E il centrodestra è diventato credibile. I 5 Stelle non ce l'hanno fatta, vuol dire che non hanno avuto e non potevano averlo perché non scelgono il contatto con i territori. Ora il centrosinistra, secondo me, anche in Toscana per recuperare questo gap che si è formato ci vorrà molto tempo, perché ormai c'è una disaffezione per la politica in generale. E il centrosinistra usa, e il PD in particolare ancora, modelli, metodi che sono un po', come dire, loro sono passati incredibilmente per quelli, per la politica dell'elite, per quelli che erano i signori della politica, purtroppo, voi avete avuto questo problema, sembravano i professionisti della politica, no? La Boschi veniva qui, sembrava che venisse, ah, che cosa meravigliosa, calavano dall'alto sui territori, no? Ve lo ricordate? Questo noi non vedevamo loro, cioè speriamo che continuino così, perché è chiaro che c'è stata una disaffezione, noi abbiamo reinterpretato, partendo piano piano. C'è la pubblicità, dopo torniamo, dopo la pausa. I voti non è che l'ha presi Forza Italia, che è scesa oramai a livelli di meno del prefisso, ma li prende la Lega. Ma non è vero, perché le stupisce che Dettori si vanti dei risultati. Le elezioni provinciali, ma i consiglieri comunali. Noi abbiamo 3 consiglieri comunali in provincia. È entrato a far parte della Lega, una vicina. Ti ricordo per esempio a Subiano, dove sei arrivato terzo o quarto tu in lista con 5 Stelle, che era la lista di centrodestra, dove abbiamo gente di Forza Italia lì dentro. Quindi noi abbiamo consiglieri comunali, consiglieri provinciali, consiglieri regionali. E magari vai a vedere come hanno governato in questi 5 anni, esatto. Così poi ti questo poi dopo la pausa, però tu che fai l'analisi del PD. Però sì, dopo la pausa, dobbiamo fermarci. Lui che fa il commentatore è la candidata a sindaco dei 5 Stelle, ora è arrivato terzo, mi ricordo quarto. Hanno presentato la lista. Pubblicità. Ultimissima parte, qui si continua a parlare, ma vi chiedo di essere velocissimi perché solamente per replicare. Continua a parlare, sicumera, diciamo così, in questo momento mi fa ripensare all'atteggiamento di tanti miei ex dirigenti del Partito Democratico. No. Quindi spero e mi auguro, come dire, che anche alla luce dei risultati amministrativi che a mio avviso non avete saputo portare in molte di quelle realtà dove siete riusciti ad andare al governo, che il centrosinistra, che ha recuperato in questa fase la sua capacità di ascolto e di voler dialogare con i cittadini e con la società, possa in tempi brevi tornare ad essere il punto di riferimento e di capacità amministrativa come lo è stata per molti anni in questo territorio. Davide, perché abbiamo spunto? Tutta la possibilità per farlo, anche perché abbiamo
messo in campo energie, capacità, risorse giovani e nuove che a mio avviso possono fare la differenza. Allora, visto che oramai Salvini vi scavalca a destra e voi dovete andargli ancora più a destra, vorrei chiedere all'onorevole, anche lei pensa come il presidente Tajani che il Duce nelle 20 anni di fascismo ha fatto anche cose buone? No, io assolutamente no, gliel'ho anche detto personalmente, però io sono, chi mi conosce, non solo contrario, il mio primo mandato da consigliere comunale è stato a Bucine, dove sono successi fatti, San Pancrazio e altri posti, terribili, e io quando sento, lo dico chiaramente, non riconosco niente di positivo del periodo fascista, assolutamente niente, perché dall'omicidio Matteotti in poi il paese si è ricostruito su una carta costituzionale che è fondata sull'antifascismo. La pensa pure lui così. La pensano tutti così. Nessuno è fascista. Tanto ci chiamate fascisti. Siete voi quelli che chiamate comunisti rivali. Okay, voi eravate comunisti, che c'è. Noi non eravamo fascisti. Per quanto difenda una tradizione in questo paese, l'ha salvato. No, che c'è? Il comunismo c'è stato e ha avuto un suo ruolo il Partito Comunista in Italia. Io non so, io conosco la storia di questo paese, mica sto dicendo. Meno male però che non è andato al governo comunista, perché allora c'era l'Unione Sovietica, meno male che c'era la Democrazia Cristiana e le forze come il Partito Socialista che hanno mantenuto il paese nella giusta collocazione, se no, oddio, se c'è, meno male che i comunisti non hanno mai vinto. La storia non ce lo dice. No, io dico meno male che non hanno mai vinto i comunisti. Allora, questa è la mia opinione, ci mancherebbe. Poi, opinione diffusa mi sembra. Però per quanto riguarda Tajani però ha detto in quelle dichiarazioni, ha subito precisato, che lui ha detto alcune, nella, era quella trasmissione, non mi ricordo se la Zanzara o un giorno, non mi ricordo quale delle due, dove ti fanno quelle domande di continuo. Lui dice, ha detto semplicemente che ci sono accadute alcune cose che sono state fatte durante il fascismo, tipo le bonifiche, lui parlava del Lazio in particolare, e altre, per esempio la costruzione del sistema degli enti partecipati di Stato, che poi nel dopoguerra ha consentito di poter ricostruire molto del paese. Lui faceva riferimento ad alcune questioni, secondo me, io lo dico chiaramente sbagliando, perché secondo me, però l'ha chiarito, ha detto che non aveva nessuna intenzione di parlare, e io che sono eletto su questo territorio e che mi ricordo profondamente l'esperienza del consigliere comunale in quel comune, e lo ricordo talmente perché ho visto anche le persone che ancora si ricordano di quei momenti. Ecco, io quando sento parlare di fascismo e comunismo, vi dico la verità, dobbiamo chiudere. Non ne voglio sentire parlare. Una foto, dimmi, dobbiamo chiudere. Poi a qualcuno non piacerà questo, però io sono antifascista e anticomunista. Velocemente voglio ricordare che il fascismo e il comunismo, quello esiste ancora. Perché se noi andiamo a vedere i lager che ci sono in Libia, e dove lì tutti i giorni gli extracomunitari, che sono tra l'altro anche con contributi del governo italiano, non è proprio così. Comunque vorrei dire a Ettore che in Italia c'è stato solo il fascismo. In Italia c'è stato solo il fascismo. Abbiamo rischiato il comunismo, meno male che c'è la Democrazia Cristiana e non c'è stato il comunismo. Io sono ancora anticomunista, meno male che non ci sono i comunisti. Noi abbiamo conosciuto i drammi, le amicizie di Maurizio Detto. Vediamo un attimo. Vediamo. Ecco, noi diciamo che più che il fascismo ci piace questa immagine. Ecco. È sempre notevole comunque. No, allora, che è la moglie di un collega. È la moglie di un collega, di Andrea Ruggeri, che è un parlamentare molto capace di Forza Italia. Io ritengo che sia importante, quando uno svolge un ruolo di parlamentare, ora con questa legge che prevede il collegio uninominale, anche fa conoscere a tante persone il territorio, se vengono ad Arezzo personalità importanti, anche sì, che personalità del mondo dello spettacolo, che conoscono la città, vengono, ci danno, come dire, conoscibilità e ci danno soprattutto la possibilità. È fatto bene, perché secondo noi qualsiasi specialmente quando come è una pubblicità, qualsiasi cosa promuove il territorio, è un po' riduttiva, come funziona, non è riduttiva, però, io non dico che è disdicevole, è un po' riduttiva, scusami. Dobbiamo chiudere. Una settimana fa in Parlamento ho presentato un ordine del giorno su una cosa complessissima dell'università, sui fondi di ricerca per i giovani.
c'è quella parte della politica e c'è quella parte, e c'è Anna Falchi, se un amico di Anna Falchi e di Ruggeri vengono ad Arezzo, gli faccio vedere la città, sono contenti, ma hanno anche degli altri degli amici, voglio dire, che c'è di male? Grazie, non ha risposto sulle famiglie Arcobaleno. No, famiglie Arcobaleno, no, non c'è tempo, non se lo ricordo. Le famiglie Arcobaleno, e che vuol dire? Non so manco che vuol dire io famiglia Arcobaleno. Va bene, tanto sta piovendo mentre ci stiamo. Uomo, donna, figli, io l'Arcobaleno non lo conosco. Sì, le unioni c'è. Ecco, c'è avuto. Grazie all'onorevole Maurizio Detto, grazie a Massimiliano Dindalini, grazie a Davide Faltoni e Piero Franchini. Venerdì prossimo. Grazie.